tecnologia che oggi vanta in Italia per il gruppo quasi 3.000 persone, vanta a livello mondiale un'occupazione per circa 80.000 persone e 20 miliardi di fatturato. Il rapporto con la Regione Toscana, con Invest in Tuscany in particolare, è stato quello di una collaborazione che poi ha portato anche nel passato a avere dei supporti su dei prodotti, anzi su un prodotto in particolare che è nato dentro questo stabilimento e oggi è nel mondo, nei maggiori aeroporti del mondo, da Dubai agli Stati Uniti, all'aeroporto di New York, e quindi è stata una collaborazione che credo abbia contribuito anche a definire il ruolo delle grandi imprese e di una multinazionale come Thales sul territorio nel far partecipare a questi progetti anche delle PMI locali. Alcuni giorni fa abbiamo presentato un'Academy, la Big Academy qui a Firenze, che è proprio rivolta a manager, giovani manager della PMI, per poterli comunque portare al livello di interlocuzione con tutto quello che è il mondo delle grandi imprese e il mondo internazionale. Specialmente in questo periodo Thales si è impegnata proprio a livello mondiale, oltre che continuare le attività, quelle che ha previsto e ha contribuito a migliorare, per esempio, le problematiche che sono nate con questa pandemia. Un momento dove le persone non devono incontrarsi più di un certo numero sui mezzi, ma che però alla fine devono per forza viaggiare, e quindi anche su questo Thales ha voluto contribuire con delle idee, con delle soluzioni che potessero realizzare questo. Il gruppo, pur avendo delle competenze, ha fatto un investimento più di un anno fa, acquistando un gruppo di cyber security di circa 11.000 persone. Credo oggi possiamo definirci leader nel mondo e credo che sia veramente un'azienda oggi che possa contribuire alla sicurezza, in termini proprio di sicurezza informatica, ma anche più in generale per le amministrazioni e per tutto quello che è il mondo ormai digitale. Il digitale è stata una cosa che nella nostra azienda è nata quando gli altri ne parlavano e basta. Noi abbiamo iniziato prima dall'azienda e poi siamo diventati anche dei supporti a tutti quelli che comunque hanno capito che il digitale non era una scelta ma era un obbligo.